Di nuovo il più cordiale interconnessi col mondo di Spreaker. Motore di ricerca, quello che volete voi. Scrivete Spreaker con la K. Dopodiché a cerca trova metterete, inserirete Stefano Tini Stapp Radio, quindi Stapp Radio, Roberto De Angelis RDA Radio 1 e attenzione, per questo appuntamento abbiamo l'occasione fondamentale con la piattaforma di Tra Musica e Realtà dell'amico Van Sorrenti, perché è un appuntamento, come dico io, di riguardo. La rubrica si chiama Roma Extra Roma perché usciamo un attimo dal mondo del pallone e poi dopo in finale chiederemo alla nostra ospite se le piace il gioco del calcio e se eventualmente è tifosa di qualche squadra. Però è con un pizzico di emozione che io sto per annunciare in diretta una graditissima ospite, una validissima e grandissima artista che ha una tempra e un carattere senza limiti, senza confini, perché pure nelle avversità, diciamo così, tecniche e commerciali di certe situazioni, si è rimboccata le maniche, dice: mi avete chiuso la strada di là, me ne vado per conto mio. E il mondo, attenzione, non l'Italia, il mondo le sta dando ragione perché è in classifica in Canada, è in classifica in Europa, in Russia, in tanti altri paesi. I suoi successi in lingua italiana e in lingua inglese veramente sono formidabili. E io sinceramente riscoprire questo artista che ho ammirato qualche lustro fa sul palcoscenico del Festival di Sanremo, innamorandomene artisticamente in un centesimo di secondo, beh, sinceramente mi ha fatto piacere, ma poi mi ha fatto immenso piacere perché una sera Van Sorrenti mi telefona e mi dice: ma vuoi intervistare questa signora? Io voglio intervistare questa signora. Io corro con telecamere, microfoni, cineprese, quello che ho, più chi più ne ha più ne metta. Allora, naturalmente adesso la presento e divento serio. La più cordiale buona serata a Tiziana Rivale. Ciao Tiziana, buonasera a te, come stai? Ciao Roberto, grazie, quanti complimenti, ma non sono una signora. Signorina, Signorina, di solito, guardi, Tiziana, senza appellativi, solo Tiziana, va bene. esatto, qui c'ho il direttore di regia che mi dice sempre di chiamare signora tutti coloro che intervengono, per cui mi devo attenere all'etichetta. Ma Tiziana è giovanissima, ha appena 22 anni, già gli diamo della signora? No, assolutamente Beh, no. no, no, certo. Guarda che Tiziana, rispetto a me sei una bambina, t'ho detto Io ti tutto. ringrazio, grazie. Io l'età mia biologica è ancora da minorenne, quindi sto attenta a come parlo. Allora, veniamo un attimo a noi, perché ti dico che già in chat della nostra radio qualcuno ha scritto tanti pensieri, tante osservazioni e ne vorremmo riassumere. Allora, la gente si ricorda di te per sarà quel che sarà del Festival di Sanremo. Allora, che c'è un telefono lì vicino per caso? Non da me, No. ho soltanto il mio cellulare, sono 80. Sento un'interferenza? Sì. Aspetta, No, prima non c'era. vediamo se riusciamo a deberlarla un attimo, perché se no facciamo proprio i salti mortali. Adesso forse ci siamo, eccola qui. Allora, dicevo, le persone si ricordano di Sarà quel che sarà, ma da Sarà quel che sarà in poi c'è stata una strada completamente differente. Sentiamola dalla voce di Tiziana Rivale, prego. Pronto? Pronto? Sì. Ecco, mi senti Sì, adesso? adesso sì. Ok. Beh, diciamo che ci sono delle cose da aggiornare, perché chi si ricorda solo di quello vuol dire che poi non ha più dato un'occhiata alla rete, a internet, perché ormai si naviga solo in internet, perché anche in TV bisogna stare attenti a guardare certi programmi, perché mandano in onda quel che vogliono loro, quindi io ormai sono sulla rete, navigo, quindi mi sono evoluta poi da quel giorno, la prima elementare, poi dopo ci sono state le medie, poi le scuole superiori, per me è stato un inizio e dopo ho fatto anche altro.
Beh, giustamente. Tiziana, ascolta, perché qui la chat sta impazzendo. Arianna vuole sapere se hai un ricordo positivo di Sarà quel che sarà o alla fine hai scaricato questo brano. Ma lì per lì io non lo volevo fare perché me l'hanno imposto per contratto, venivo dal rock e quindi facevo un genere molto più impegnativo e impegnato, e l'ho dovuto cantare, per cui l'ho fatta come meglio potevo, anche per sbaglio, no per sbaglio, ho vinto quel festival a sorpresa perché le giurie popolari quell'anno hanno avuto compassione di me e mi hanno votato e quindi ho vinto un festival senza, cioè in modo diverso da come si suole di solito vincere. Ho detto tutto. Tiziana, non è che hanno avuto compassione, hanno riconosciuto la tua validità artistica. Mi sta scrivendo Alessandra da Civitavecchia, dice: se non ricordo male, quella vittoria a sorpresa di Tiziana Rivale ha dato tanto fastidio a certi discografici, è vero? Sì, ha dato fastidio un po' a tutti perché era prevista la vittoria di un altro artista con cui poi ho fatto la tournée dimezzata, insomma, in Canada, e poi siamo diventati ottimi amici, ma non hanno potuto, ecco, pilotare la vittoria come del resto facevano sempre. Queste sono le parole di Gianni Ravera, che organizzava il festival. Però... detto da lui, è vero, insomma, e quindi ho dato fastidio. E infatti l'anno dopo hanno fatto due categorie, giovani e big, per non dar fastidio l'uno all'altro. Esatto. Chiudiamo questo primo capitolo. Alla fine il discografico dell'epoca voleva farti eseguire soltanto canzoncine di facile ascolto basate sul giro di do, oppure aveva delle alternative musicali per te? No, per me non avevano nessun programma. Bello questo. Pensavano così, che io venissi buttata fuori alla prima serata. Io ho aperto il festival il 3 febbraio e poi il 5 ho vinto, pensavano che dopo il 3 non ci fosse più nulla, invece ho continuato ad andare avanti e poi hanno proclamato me vincitrice, e quindi da una parte è una vittoria a cui mi sento legata perché è stata, penso, meritata e non acquistata, quindi dall'inizio, peccato che dopo non c'è stata una buona gestione discografica e quindi ho deciso di autoprodurmi. Ecco, e qui entra la svolta, perché Tiziana Rivale, che viene dal mondo del rock, prestata un attimo alla musica leggera, decide di autoprodursi artisticamente e di tirare fuori dei pezzi, dei brani che giustamente pone al giudizio del pubblico. E io so, per esempio in Canada, faccio un esempio, che i tuoi brani vanno a ruba, cioè nel senso che all'estero hai avuto dei tributi che qui qualche meccanismo negativo ti ha impedito di ricevere. Corrisponde la mia sensazione alla realtà o una visione distorta? No, hai visto bene, insomma, io all'estero ho molti inviti, quindi ogni volta sono grata a questa cosa che succede, si vede che devo aver seminato bene, comunque io, a parte in Canada, così, in Europa, in molti stati d'Europa incido regolarmente e i miei dischi escono regolarmente, dalla Finlandia alla Polonia, alla Grecia, adesso mi richiedono dalla Russia una canzone che dovrò cantare in collaborazione con altri artisti. E a proposito, per me ogni volta è una sorpresa, è un regalo, ed all'estero mi trovo bene, vengo invitata, cose che in Italia non succedono perché c'è un sistema abbastanza ristretto, cioè come un circolo chiuso in cui non si entra, ma io non ci provo neanche a entrare perché non mi piacciono le cose contorte, io faccio arte pulita, non corrotta, quindi seguo un istinto di così
di chiarezza e di pulizia che mi va bene così, per cui non mi inginocchio davanti a nessuno. Brava. Per chiedere fatemi entrare. E diciamo che questo ha fatto sì poi che sulla rete potessi avere uno stuolo di ammiratori e di ammiratrici che aumentano ogni giorno di più, anche perché a proposito della Polonia, qui ho praticamente ho una visuale di tanti canali satellitari, su Astra 19,2.est c'è stato TVP Polonia che 10 giorni fa ha proposto Tiziana Rivale con, dimmi se è il titolo esatto, Take Me In Your Arms, ho detto bene? Sì, è una delle canzoni che ho cantato nel CD True, uscito in Polonia, prodotto da un polacco, un certo Galaxy Hunter, che è il nome d'arte di Zbigniew Danielewicz, che te lo dico a fare, se uno scioglie lingua e siamo sì. Amici, perché sono stata da poco in Polonia e abbiamo ricantato questo CD, abbiamo fatto un evento live, è stata una bellissima esperienza e lì mi chiedono di tornare per collaborare con loro, è stato bellissimo. Oh, Tiziana Rivale di oggi significa anche disco dance ed è stata una bella scoperta, una bella sorpresa pure per me che sono tuo fan da quando sei stata lì sul palco dell'Ariston. E praticamente come nasce l'idea di incidere e scrivere disco dance per le persone? Qual è stata la scintilla? Ma io da bambina cantavo di tutto, solo cose straniere, lo so, io sono un'aliena perché sono terrona, nata al Basso Lazio, sono di Gaeta, per cui tutto questo mio essere attratta dalle cose straniere non me lo so spiegare, però sono contentissima perché mi piacciono le lingue del mondo, le lingue straniere, e scrivo in inglese da quando ero bambina, quindi il fatto di cantare cose non convenzionali e non troppo facili mi viene normale, quindi facevo rock, dance, blues, facevo qualsiasi cosa purché impegnativa e quindi sono ritornata a fare quello che mi piaceva da bambina perché sono libera di farlo, quindi mi hanno chiesto la Italo Dance dall'estero e io scrivo i testi di queste canzoni e vengono stampate proprio nei paesi stranieri, in Finlandia su vinile, 33 vinile, perché vengono utilizzati in discoteca per essere così screcciati tra un mix e l'altro. Esatto, di quali arrangiatori hai la collaborazione? Sempre lo stesso arrangiatore che ti segue in tutto il viaggio mondiale o ne hai diversi in ogni nazione? Diciamo per l'Italia ho Luigi Piergiovanni, io incido per 5 case discografiche sparse per il mondo, ho 2 produzioni in Italia e le altre sono straniere e sono tutte segnate sulla mia biografia ufficiale che è su Facebook, le altre non tenetene conto perché sono piene di errori e bingo, cioè ogni frase c'è un errore, quindi non le, non le guardate. Esatto, la invece è quella su Facebook o il sito ufficiale mio, appunto. E a proposito di sito ufficiale, perché il sito ufficiale è curato molto bene in ogni particolare, io vi invito a visitarlo attraverso il mondo di internet e poi ho trovato download gratuiti, cioè alcuni tuoi brani che si possono scaricare gratuitamente come omaggio a tutti i tuoi fans e questo è un atto è un'azione degna di rilievo che merita una menzione particolare perché in questo mondo dove si bada anche al centesimo sul centimetro quadro trovare dei download gratuiti e soprattutto di belle canzoni, una più bella di un'altra, cioè sinceramente io oggi ho difficoltà nel dirti guarda Tiziana, quella canzone è più bella dell'altra, hai dei ritmi differenti, hai delle scale musicali differenti, ti appartengono tutte e non c'è la noia di dire, perché tante volte ascoltando un CD no, l'artista mette 2-3 brani di grido e l'altri di contorno, i tuoi brani nessuno e di contorno e questo rende merito all'artista perché crede nel suo pubblico e soprattutto vuole che il suo pubblico non si debba annoiare ascoltando il suo CD.
non lo faccio perché lo devo fare, ma perché mi piace farlo. E quindi non è che faccio delle cose per riempire, tanto per fa, tanto devo guadagnare, devo mangiare. No, no, io sono a posto di mio, io regalo le canzoni se posso. E, quando non posso è perché il discografico deve fare il suo percorso, però io quando posso farlo regalo le mie canzoni. Sul sito ufficiale c'è il free download di Destiny, che è un CD, è un rock sinfonico in inglese, autore Angelo Talocci, che ha scritto delle cose eccezionali. E, io ho scritto i testi di getto perché ero ispirata, e quindi si può scaricare dal sito ufficiale una dopo l'altra, perché sono canzoni unite da effetti speciali, e ritengo che sia molto bello. Esatto. Essere del 1988. Ma rimangono poi tracce sempre attuali, anche perché i brani che si possono ballare un po' più ritmicamente sono sempre validi, ma anche le tracce cosiddette slow, lente, leggendo anche i testi, oltre le note, perché chiaramente è la musica che entra subito nell'orecchio, no? Però dopo magari ci sono quelli patiti come me che si vanno a cercare il testo. Ci sono parole molto belle e molto significative che dicono che l'artista Tiziana Rivale, soprattutto la donna Tiziana Rivale, crede ancora nell'amore come sentimento, come romanticismo, amore, insomma, con la maiuscola. Sì, universale in generale, testi abbastanza profondi che mi vengono direttamente in inglese e non lo so, scriverò in trans, parlo poi dell'universo, delle cose, non so, quasi fantascientifiche che poi si riveleranno vere. Insomma, sono non cose banali, ecco, sono ben piantate per terra, insomma. Esatto. Rimpiangi qualche passo della tua carriera che non rifaresti, qualcosa che invece che non hai fatto invece avresti voluto fare, o va bene così fino a oggi? Beh, tornassi indietro eliminerei, ecco, alcune un paio di situazioni che mi hanno fatto perdere tempo, ma proprio perché ero inesperta, però adesso capisco che anche gli errori servono per non rifarli, e io faccio molto caso a questo, mi rifaccio a Einstein, che seguiva una certa legge, la legge dell'attrazione, per cui io mi posso migliorare per vedere intorno a me cose migliori. Perché intorno a noi le cose sono sempre le stesse, bisogna vederle con occhi diversi, e quindi cerco di migliorare me per migliorare quello che mi sta intorno. Beh, questo è fondamentale, soprattutto rende onore sia all'artista e sia alla donna. La donna Tiziana Rivale nella vita di oggi come vive? Non nel senso pratico del termine, vive questo mondo in maniera difficile, si sono persi gli ideali, o hai sempre fiducia negli esseri umani? Non mi trovo mai in difficoltà, perché evidentemente, non lo so, mi sento in equilibrio con me stessa, però capisco che siamo divisi in due, c'è il male e il bene. Io cerco sempre di allontanare le persone negative e così attorniarmi di avvicinarmi contornarmi di persone che la pensano come me, ma è un fatto poi naturale. Bisogna eliminare le cose negative, le persone negative, ci vorrebbe un bazooka, però io poi sono pacifista, quindi l'istinto c'è, però poi vabbè, scherzo anche, molta ironia. Certo. E allora cerchiamo di pensare positivo, perché alla fine non possiamo dargli la vinta a questi ladri che ci circondano, questi Brava delinquenti, eccetera, eccetera, eccetera. Confermo, guarda, concordi con la mia linea di pensiero, perché metaforicamente il bazooka e il lanciafiamme lo userei pure io. Poi mi rendo conto che calpesterei le leggi e sto fermo, logicamente. Vabbè, ma se... Allora, parlando di leggi, la barzelletta ormai. Adesso veniamo a noi. Tante volte si dicono le coincidenze della vita. Una sera l'amico in comune Van Sorrenti mi dice: sai, Tiziana Rivale, così, 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 così. Io dico: sì, Tiziana Rivale, Tiziana Rivale.
A un certo punto Van Sorrenti mi deve prendere i sali perché stavo quasi svenendo per l'emozione. Addirittura. Sì. Beh, vabbè, questo fa parte, diciamo, della situazione privata del fan Roberto De Angelis, non del presentatore, è logico, no? Poi dopo ho cominciato a sentire che tranquillamente, pure su Tra Musica e Realtà, hai cominciato a parlare, sono riuscito a entrare in diretta con te e tutto è andato, diciamo, per la quale. La tua collaborazione artistica con Van Group Van Sorrenti e soprattutto il tuo rapporto d'amicizia, come nasce? Sentiamo i primi momenti. Nasce sempre sulla rete, tramite Facebook, perché ho sempre ad aggiornare il mio sito e così mi dà modo di conoscere altre realtà. E così mi hanno contattato e sono stati veramente delicati, gentili, sensibili a chiedermi se volevo fare un'intervista nella loro radio, che è Tra Musica e Realtà. Io ho accettato. E quindi è nata questa collaborazione artistica, ho fatto un duetto con Van, chiamato Sempre Tu, ed è venuta una cosa molto gradevole, piacevole, umanamente utile e bella. E quindi sono contenta di aver fatto questa cosa. Esatto, e poi il 13 ci sarà una manifestazione live, no, Tiziana? Il Sì, 13 13 dicembre. dicembre, vicino al Colosseo, al Teatro Ivelisse, è tutto segnato su Facebook, poi sui nostri siti c'è questo evento live, loro faranno il loro concerto, io parteciperò così come ospite a questo duetto e farò un'altra canzoncina, faremo un gran finale assieme, quindi se potete venire ci fate piacere, insomma, tutti Oh, invitati. prenoto subito una poltrona in prima fila, guarda, te lo dico da questa sera, eh? Benissimo, benissimo, si può vedere su Facebook dove e quando, per chi non l'avesse scritto, ci ritrovate e venite tutti. Esatto. Allora, ricapitolando, questa intervista che sta andando in diretta con Tiziana Rivale sta andando in diretta su Stap Radio di Spreaker. In differita leggera sarà su Roberto De Angelis Radio RDA Radio 1 e poi con le cornici musicali che io spero Van Sorrenti scelga le migliori, due tra tutti, For Always e Take Me in Your Arms, e soprattutto se vorrà anche Sempre Tu per ricordare questo connubio, si potrà ascoltare anche col contorno di cornice musicale su Tra Musica e Realtà. Tre momenti che ci daranno sempre più vicinanza con una grande artista come Tiziana Rivale. Come Tiziana ripeteva, ascoltate in rete Sempre Tu, che è un duetto tra Van Sorrenti e Tiziana Rivale, molto bello da ascoltare ed ha un buon ritmo. Tiziana, invece, visto che questa è poi una rubrica di una trasmissione sportiva, noi apriamo anche gli extra time, oltre il calcio, usciamo dal mondo del pallone. Tiziana Rivale, che rapporto ha col calcio? Come scusa? Come? Si Tiziana Rivale perso con. la voce, sì. Esatto, Tiziana Rivale con il calcio, che rapporto ha? Ma potrei fare il pallone io. Ma no! Nel senso che non ci capisco molto, però sono, diciamo, abbastanza legata a Roma. Io abito a Roma, per cui sono stata la mascotte della Roma quando Oh, nell'83 ha vinto lo scudetto e via dicendo. questa è una bella notizia, visto che la trasmissione principale è questa è la Roma, per cui la mascotte della Roma addirittura, Tiziana? Esatto, sì, ho una copertina di Corriere TV dove io sono in tuta della Roma col pallone, insomma, cercherò di trovarla e metterla su Facebook, Sarebbe però bello. poi i laziali che fanno mi No. banneranno, mi Esatto. cancellano. No, guarda, ti posso dire che la linea tematica di questa trasmissione, da me condotta ormai da 2 anni e realizzata una sera del mese di settembre insieme a Stefano Tini al pool di tante altre persone, non abbiamo voluto fare la solita trasmissione che parla di calcio, urlata, Ecco. arrabbiata, piena di offese. No, vogliamo parlare serenamente di uno sport e speriamo sempre. Vero. Esatto, speriamo sempre che sia tale, anche se poi tante volte situazioni che accadono intorno
agli stadi, perché non è solo Roma, intorno agli stadi, ci fanno ogni tanto riflettere e dire: è possibile che per una partita di pallone si debba morire? Assolutamente no. Esatto, non va bene. Gli sportivi veri sono tranquilli e pacifici perché vogliono vedere una partita come viene viene, e lì è il movimento, il calcio, la bellezza della tattica. E io che non ci capisco nulla l'apprezzo perché dico: ma come fanno a capirci qualcosa? Quindi io li ammiro perché, dai, non capendo nulla, però dico: ma insomma, c'è sempre da imparare. Calmi, guardate, ognuno ha la sua squadra e che se no ci dobbiamo ammazzare tutti. Esatto. Tiziana, tutte le tue canzoni sono belle, ma tu ce n'hai una in particolare nel tuo cuore o sono tutte equivalenti per te, come sensazione d'animo, come emozione, come momento di composizione? Dunque, devo dire che mi ha colpito mentre scrivevo il testo di The Real Norma Jean, una canzone che ho scritto come testo l'anno scorso, dedicata a Marilyn Monroe. Esiste il video su YouTube e anche sul mio sito, quindi la ritengo molto vicina a me. È una poesia che ho voluto dedicare a questa star così delicata, carismatica, forte e fragile. Quindi quella su Marilyn Monroe mi piace molto, sì. Esatto, quella. Real Norma Jean, la vera Norma Jean. E Take Me in Your Arms, invece? Mi è stata affidata, proposta come da interpretare, non l'ho scritta io, quindi io l'ho solo interpretata ed è parte di quei dischi che girano insomma in Europa, fa parte di una compilation di un disco a New York. Molte sono solo interpretazioni, altre le ho scritte io, e quindi se mi piacciono le faccio, altrimenti no. For always, Questa mi è piaciuta e l'ho fatta. hai perfettamente ragione. For always appartiene alla tua composizione o solo alla tua interpretazione? No, no, è interpretazione. Poi nei titoli di coda c'è scritto l'autore, c'è scritto tutto, diciamo, quindi si possono rintracciare, insomma, gli autori. Penso che sia un russo e un finlandese, vedi un po', Sì. non mi ricordo, sono Dopo state così tante. andremo a scandagliare. Tiziana Sì. Rivale, io non so come ringraziarti per il tuo prezioso, caloroso e affettuoso intervento. Spero di non essermi impappinato in qualche domanda perché l'emozione giocava a 100.000, credimi. Oh, sai, sei sempre preciso e puntuale. Ci provo perché poi la mia professione è un'altra. Questo è un hobby nel mio DNA che coltivo da quando avevo 15 anni, esattamente un secolo e mezzo fa. Per cui non No. mi è mai tramontato. Io oggi ho 118 anni e vado No, ancora avanti con allora, questo hobby. Per no, cui siamo uguali. esatto, ripeto. No, no, Quindi no. io ce n'ho 118, tu ce n'hai 22, quindi stiamo anni luci No, no, no. distanti. Beh, quel che conta è l'età biologica e devo dire che io ce l'ho molto bassa l'età biologica e quindi sono ancora minorenne, guarda. Esatto, però adesso dalla regia mi hanno trovato una foto che tra un po' troverai su Stapparadio di Spreaker, che rende Ah. giustizia a quello che sto dicendo io, perché dimostri proprio 22 anni, per cui. Oh, mio. No, non so, forse avrò avuto 22 anni la Guarda, foto. non è stata ritoccata, per cui è originale la foto. Da dove viene questa foto? Non lo Da so un perché. gruppo? Mentre noi parlavamo, mi hanno trovato tantissime foto. Poi c'è stata Nadia qui in redazione che mi ha messo: ha detto, metteremo questa per lo stralcio della puntata dedicato alla signora Tiziana Rivale. Lo vedi, qui siamo tutti catechizzati. Signora Tiziana Rivale in quanto segno di rispetto. Veniamo da un'accademia militare più che da una scuola di radio qua, comunque, va bene. Vero, vero. Comunque grazie, ma poi Prego. sono curiosa di vedere quale foto, perché magari non mi piaccio, perché sempre difetti mi trovo, però ecco, grazie almeno per tutte queste ricerche. Esatto, ma poi sai com'è? L'importante è non piacersi mai, né a livello estetico né a livello artistico, perché così facendo uno migliora sempre di più sotto il suo Io, profilo. è vero, io non sono mai contenta. E allora ecco perché stai sempre sulla cresta Perfezionista. dell'onda,
sulla cresta dell'onda, alla faccia, stavolta lo dico proverbialmente, di chi ci vuole male, cara Tiziana, eh? Ci vuole sì, che... ma poi va bene anche lo... li perdono, guarda. Sì, pure quello ci mancherebbe, però artisticamente diciamo che ci vendichiamo attraverso la nostra arte, non fa male a nessuno e dimostriamo che qualcosa, qualche piccola luce l'accendiamo anche noi, e quando si cominciano ad accendere, come dicevi te, in Norvegia, in Finlandia, in Polonia, in Canada, ci deve essere un'ottima matrice, un'ottima radice artistica che tu possiedi. Io te l'ho detto pure sull'altra piattaforma, non è che la possiedi perché te la sei costruita, la possiedi nel tuo DNA, e quando canti, canti con il cuore e con l'anima, e pochi lo fanno. Io ti ringrazio per complimento, quindi non ho più parole e ti ringrazio, ecco. E poi allora mi dicono, ecco, mi è arrivato un messaggio, fai ripetere cortesemente a Tiziana l'appuntamento del 13 di dicembre alla voce migliore della tua. Grazie, molto gentile. Allora, allora amici, vi invito tutti il 13 dicembre zona Colosseo a Roma al teatro Ivelisse. Per ogni informazione potete guardare il sito di Van Group, Vito Van Sorrenti, oppure Tiziana Rivale su Facebook, perché ci sono tutti i dettagli e potete riascoltare poi le interviste, le canzoni e tutti i dettagli riguardanti questi eventi. Esatto, tra un po' ci sarà l'intervista pubblicata anche sulla pagina di Facebook Roberto De Angelis, e penso tra indifferita di qualche minuto, forse una ventina di minuti, starà pure sulla tua pagina. Benissimo, grazie mille. Grazie, Tiziana. Inserisco. Ok, grazie di aver partecipato, veramente grazie, non so quante volte te lo ripeterei, però devo essere professionale, per cui ringrazio Tiziana Rivale, grandissima, gentilissima, cortesissima e validissima artista, soprattutto simpaticissima anche a livello umano, perché è sempre rimasta una di noi, non è mai salita su quel trono dell'ipocrisia, e questo mi tolgo tanto di cappello perché le rende immensamente onore. Tiziana, un grande abbraccio. Grazie. E spero di risentirti presto. Grazie a te, Roberto De Angelis, e tutto il tuo staff per questo bellissimo servizio, e a presto di persona ad Maiora a tutti quanti. Certo, grazie Tiziana, molto gentile e la più cordiale buona serata. Grazie a te, bacioni a tutti, ciao. Grazie, ciao Tiziana, ciao. grazie. Ringraziamento alla simpaticissima Tiziana Rivale, che è stata nostra graditissima ospite, e poi lo ricordo, la potete sentire su Stapp Radio, su Roberto De Angelis Radio e sulla piattaforma di Transmusica in realtà del Van Group Van Sorrenti. Noi proseguiamo tra un po', ci sono anche altre persone che debbono intervenire, speriamo di farcela con tutti quanti. Tra qualche istante c'è anche l'oroscopo della settimana da ascoltare su Stapp Radio, grazie.